Signore e signori, benvenuti in questa nuova puntata di Gloria svela l'arcano di quello che è successo in questi giorni. Diamo il via al video con una edizione straordinaria di questa puntata. Mostreremo tra pochi secondi il cambio look. 3, 2, 1, boom! Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Io sono super excited perché ho dei nuovi capelli, sembra una parrucca. Spero abbiate passato Pasqua e Pasquetta bene, insomma, questi giorni, questo weekend in totale relax. Io prima di queste feste mi sono dedicata ai miei capelli, come potete vedere ho fatto una mattata. Infatti abbiamo creato un sacco di suspense su Instagram, avete riempito i DM chiedendo: Gloria, ma cos'hai cambiato casa? C'erano messaggi di qualsiasi tipo: hai cambiato casa, hai comprato computer nuovo, ti trasferisci, nuovi vestiti su Shein, insomma mi avete scritto un sacco di cose, ma pochissimi ci sono arrivati, pochissimi hanno scritto capelli. Si è scatenata nel backstage un po' di ansia. Mentre ammirate la mia folta chioma, vi racconterò questa fantastica esperienza che ho fatto. Sembra strano da una che è sempre andata dai parrucchieri, che si è sempre fatta fare i capelli dalla mamma, perché è stata parrucchiera per un sacco di anni appunto, e perché Gloria ha deciso di farsi i capelli da sola. Tra poco vi farò vedere la tinta in questione, ma voglio raccontarvi che cosa è successo nella mia testa per aver fatto questo cambio look. Ci tenevo troppo a farvi un video proprio perché i capelli ultimamente li stavo un po' abbandonando a se stessi. Mi lamentavo tantissimo della ricrescita, avevo una ricrescita veramente spaventosa, vi metto le foto, vi faccio vedere come ero conciata. Avevo i capelli che erano praticamente oramai tutti sbiaditi, con un colore che non si capiva bene che colore fosse in generale, perché avevo un po' di colpi di luce ramati, avevo un po' di ricrescita castana, un po' di cioccolato infilato in mezzo, alcune punte un po' biondine. Era proprio un mix che non mi piaceva più e che a lungo andare questo rossiccio mi aveva creato veramente disagio. Ogni volta che mi vedevo questo rossiccio mi sentivo i capelli brutti anche appena lavati, cioè non mi vedevo bene perché erano veramente da fare, cioè era arrivato il momento di farli. E qui entra in gioco la domanda: perché non sei andata dai tuoi parrucchieri soliti, che io saluto, mi dispiace non essere venuta da voi, ci sono stati, loro sanno, dei contrattempi, ci sono state delle cose di mezzo che non mi hanno permesso di andare da loro. E dato che era passato molto tempo, io non sono una che chiede, non sono una che esige, non sono una che pretende, non sono una che scrive, io mi faccio gli affari miei. Ovvio che quando magari parlo di qualcosa e c'è qualcun altro che mi può venire incontro dicendomi che ne so, si fa, facciamolo, io non sono una che va a chiedere. Quindi in primis sono una persona abbastanza timida sotto questo aspetto, perché non mi va appunto di chiedere niente a nessuno, nonostante comunque dei miei parrucchieri io ci vado oramai da più di 3-4 anni. Ma al di là di questo, non volevo neanche andare dal parrucchiere. E voi direte: in che senso? C'è gente che non vede l'ora di andare dal parrucchiere. È vero, mi sono stufata di essere schiava di appuntamenti, di cose da fare, perché sennò peggiorano, di cose frivole inteso. Infatti quando ho fatto le unghie la mia premessa è stata a me stessa: mi vado a fare le unghie però poi dopo me le continuo io. Non volevo anche lì diventare schiava di una cosa che di mese in mese mi portava ad andare a fare le unghie. Non voglio schiavizzarmi con questi appuntamenti, quindi le unghie stanno, come vedete, crescendo a dismisura, ho già una ricrescita pazzesca e infatti dovrò rifarmele da sola. Questo è un altro video. Per quanto riguarda i capelli, c'è stato anche Nicolas che si è offerto, che salutiamo, ciao Nico. Sì, perché mi deve aiutare a fare la tinta nella parte dietro, amo, sì, insultami pure. Infatti lui mi ha sempre detto: vengo da te, ti faccio i capelli, dai dai dai, te li faccio io. Io ho rimandato la cosa un po' perché comunque entrambi siamo molto impegnati, un po' perché non avevo ancora capito il colore che volevo fare. C'erano dei giorni in cui mi svegliavo, ci pensavo ai capelli e dicevo: o li schiarisco e quindi mantengo questo colorino e pian piano diventa ramato più chiaro, oppure stravolgo completamente, divento bionda, oppure stravolgo completamente e divento mora. Perché in realtà io il biondo non lo posso più fare. È vero che siamo nel 2022, ci sono un sacco di metodi per non rovinare i capelli, per non rovinare la cute, per non andare a bruciare o ustionare la cute, però io non sopporto più quel bruciore, proprio sia da tinta quando ci sono i volumi alti, ma proprio di decolorazione. Mi riempio di croste sulla testa che mi rimangono per settimane e sto veramente male, e in più ho una crescita veramente molto molto veloce, come potete vedere sono anche tanti capelli, e ogni volta per me fare la ricrescita è un dramma. E lì ho pensato: preferisci tornare bionda e stare di nuovo, ritornare a essere schiava del biondo? Accetterai il fatto che i tuoi capelli potrebbero disidratarsi molto di più, spezzarsi, rovinarsi, accorciarsi? No, io sono così grata di avere dei capelli così lunghi finalmente, sani, e avendo sempre utilizzato comunque prodotti professionali ma
che stanno molto attenti alla salute del capello, come in questo caso i miei parrucchieri con i prodotti Aveda e le tinte Aveda, non volevo stravolgerli di punto in bianco e rovinarli. E sono stata per settimane di nuovo zitta, e Nicolas intanto mi diceva: ma quindi dai, fatti fare bionda, fatti fare bionda. Porello, ci ho provato in tutti i modi, ma io quando mi intestardisco su una cosa rimane quella. E infatti pensavo dentro di me: ma non posso farmi un cioccolato, un castano freddo o comunque un colore scuro che poi mantengo quando mi va con la ricrescita, anche perché qua abbiamo una certa, e i capelli bianchi iniziano a spuntar fuori, iniziano a farsi vedere tanto e vanno coperti. Un pomeriggio io e la mia amica Martina, è una delle mie amiche che vi ho portato tra l'altro sul canale ma che non si è mai fatta vedere, quando abbiamo fatto il video delle candele ve lo lascio di qua, lei appunto è molto molto timida, quindi io non ho pensato ok, faccio la mattata, riprendo tutto per YouTube, per quello che ho detto vabbè, comunque lo narro, lo chiacchiero e vi metto magari delle foto nel mentre, perché ci tenevo a raccontarvi questa storia perché è veramente esilarante. Praticamente andiamo al Tigotà per fare gli affaracci nostri, arriviamo verso la corsia dove appunto ci sono tutte le tinte al Tigotà e io ho iniziato a guardarle con fare un po' sospettoso, no? Perché dentro di me balenava l'idea: adesso mi piglio una tinta e la faccio, un po' come nei film quando ci sono quelle che devono scappare dalla loro identità. Prendono una tinta al supermercato e se la fanno nel bagno lercio lì così e cambiano look da... che poi ovviamente è una parrucca. E cambiano look in un secondo, no? Io volevo fare quella stessa scena. Ma siamo sicure, Gloria? Siamo davvero sicure? In quel momento la Marty mi vede in piedi davanti alle tinte e avvicinandosi esclama: oh wow, quelle della Noah le ho provate, cioè le ha provate la mia matrigna e sono usciti veramente molto belli. Lei ha fatto un castano e sono proprio cioccolatosi belli intensi. A che io la guardo e le faccio tipo: ah sì? Quindi dici che è buona come marca? Sì, sì, no, buonissima. Iniziamo a parlottare delle tinte. Il focus è andato sulla tinta Noah, infatti, tada! Guardando tra i colori ero indecisa tra il castano, quindi il 4, o un colore un po' più chiaro, quindi un 5. Il vedermi i capelli così da tanto tempo mi faceva pensare che fossero scuri e dentro di me ho detto: se prendo un 5 sicuro non mi viene. In realtà mi sarebbe venuto, cioè probabilmente sarebbe venuto, sarebbe uscito con molti più riflessi rossi dorati, però comunque sarebbe uscito. Ma non volevo allo stesso tempo un colore troppo chiaro, volevo proprio un drastico, volevo tornare dark. Tamara diventa dark. E quindi ho detto: via, prendiamo due scatole di 4. Io ho tanti 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 capelli. In più, da quando ho ripreso le vitamine per capelli, che tra l'altro ve le segnalo, c'è anche il codice sconto, non so se è ancora valido, comunque di Bare Sweet Benefits, mi hanno veramente allungato la chioma e infoltita in un modo pazzesco. Già di mio appunto ne ho tanti, quindi ho detto: prendo due scatole così almeno andiamo sul sicuro. Quindi prendiamo le scatole e torniamo a casa. Io tutta super excited e spaventata allo stesso tempo. Dentro di me c'era la Gloria che diceva: cosa hai fatto? Perché lo stai facendo? Ma la seduta di quelle tinte. Ok, adesso la mettiamo da parte e non farai la tinta oggi, falla domani. Alla fine ci siamo messa a farla e niente, abbiamo preparato tutto, tutto il necessario. Tra l'altro super facile da fare perché all'interno c'è il classico, sono quelle classiche tinte da fare anche per gli impediti, c'è proprio la bottiglietta di ossigeno, da una parte il tubetto di crema colorante appunto che va mischiata insieme al tubetto di ossigeno agitata e messa su tutte le radici e su tutte le lunghezze, le punte. Il fatto è che Martina non aveva mai fatto tinte, cioè tipo forse l'aveva fatta una o due volte, quindi lei era un po' era contenta ma un po' in panico, mi fa: io non l'ho mai fatta, cioè nel senso vado molto lenta. Le faccio: sì sì, tranquilla, poi nel caso mi riprendo io. Tra l'altro è stata super pucciosa perché andava proprio in modo delicato e minuzioso tutti i capelli, concentrandosi anche su quelli bianchi. Questi li dobbiamo coprire per bene. Io vai vai vai, niente, l'ho tenuta in posa 40 minuti, sono andata a sciacquare i capelli e boom, esce fuori questa chioma molto molto intensa. Al sole poi ha dei riflessi tipo un po' freddi, un po' caldi, un po' prugna, un po' aramati, insomma un bel mix, proprio un bel mix questo colore. E mentre mi asciugavo, Marty mi guarda e mi dice: wow, sai che quasi quasi la farei pure io. Sei sicura? Sì, mi piacciono proprio, cioè io non ho mai fatto una tinta. Me l'aveva detto in passato, ma vi giuro che non ho memorizzato la cosa perché li ho sempre visti naturali sui capelli, però pensavo che le lunghezze e le punte fossero di tinte passate che pian piano crescendo stavano appunto abbassandosi verso le punte, no? E invece no, lei li aveva schiariti con la Schultz, cos'è quella roba, la camomilla naturale, l'ho usata anch'io quando ero piccola per diventare bionda, e quindi in realtà non aveva mai fatto tinta in vita sua, quella sarebbe stata la sua prima tinta. E infatti io lo guardo dicendo: sei sicura? Guarda che
è la tua prima tinta. E lei: sì, sono sicura, andiamo. Quindi ci siamo vestite, siamo uscite, siamo ritornate al Tigotà. E lei anziché il 4 ha fatto il 5 punto qualcosa. Adesso non ho una foto che attesta il tutto, magari gliela chiederò, magari no, se appunto vorrà condividerla con noi, perché vi giuro il risultato è veramente pazzesco. Glieli ho fatti anche a lei. Poi lei ha i capelli più lunghi dei miei, sono spettacolari. Le serviva proprio secondo me quel pigmento che le tirasse fuori anche il pigmento della pelle, il colore della pelle, l'incarnato. Stessa cosa a me, perché nonostante sia un colore scuro, raga, io mi vedo molto meglio così che col colore che avevo prima. Appena mi sono vista allo specchio da struccata, poi con questo colore ho visto la pelle subito rosata, e lì infatti ho detto: vuoi vedere che questo colore risalta proprio l'incarnato, la parte rosata, il sottotono rosato che ho? Decisamente, cioè io vedo anche le braccia. Ovviamente in questo video poi metterò i filtri, quindi non so quanto potrete vedere questo effetto rosato, ma dal vivo vi giuro, anche qua in camera, che sono molto fredda, però sono equilibrata, non lo so, il colore è freddo ma è equilibrato col resto dell'incarnato, quindi sono molto happy. Non ho fatto vedere niente a nessuno su Instagram, si è creato un hype pazzesco, gente che non mi guardava le storie da mesi, da anni, si sono incuriositi un po' tutti. Io me la stavo ghignando di brutto perché l'ho buttata lì così, no, la cosa del "ho comprato due scatole, sto per fare la mattata", perché avevo il terrore che uno, i miei parrucchieri si offendessero, perché sono sempre lì a farmi le seghe mentali per tutti, però effettivamente sono tante mesi che oramai non li sento più, non c'è stato neanche modo di accordarci, e volevo fare, ripeto, una cosa per me, volevo tornare un po' alle origini di quando facevo le mattate per i miei capelli e volevo riacquisire il potere. Mi sento un po' Korean da dietro. Poi mi giro, mi vedo la faccia e dico: no. Anche la Marti col suo cioccolato è rimasta bella entusiasta. Sono contenta di questo perché abbiamo entrambe poi in un giorno cambiato colore di capelli. Abbiamo passato un pomeriggio a ridere, un pomeriggio spaventate ma curiose per vedere, di vedere proprio il risultato. E poi è stato proprio bello perché, vi ripeto, sembrava di fare una cosa wild. Sono divertita tantissimo e sono contenta di aver legato questo momento a questo colore che io e Marti ci ricorderemo. Che dire della tinta? La tinta è approvata per me. L'ho trovata molto liquida rispetto alle classiche tinte. Io ovvio non sono una che fa tinte quelle così già preconfezionate. Tra l'altro questa tinta di Noah contiene proteine del riso, olio di semi di lino ed è senza ammoniaca, resorcina, non so cosa sia, parabeni e nickel tested. Quindi se siete allergici al nickel, perfetta. Li ho già lavati dopo la prima tinta, hanno perso un po' di colore, hanno macchiato un po' le magliette durante la notte, perché ovviamente essendo molto intenso è normale che i colori scuri e i colori anche quelli rossi ramati scarichino così tanto, ma mi hanno già pizzicato le zanzare. Mi è piaciuta molto, complimenti Noah. Continuiamo insieme questo percorso e vediamo come usciranno i capelli. Guardate quanto sono belli, mi piacciono un sacco, vi giuro. Contando che sotto appunto io ero molto molto ramata, sicuramente il ramato uscirà ancora fuori. Mi ha fatto riderissimo appunto questo hype che si è creato e spero di non avervi deluso con questa notizia, ossia mi sono semplicemente fatta una tinta da sola, cioè fine, non ho comprato casa, non ho preso un computer nuovo, non mi sono fidanzata, no. Spero che approviate il mio cambio look, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi piaccio. Perdonatemi parrucchieri, vi chiedo scusa, però ogni tanto ci sta, raga, la vita è una. E niente amici, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!